realtà possiamo farlo, scusa, perché non... Perché ero distante dalla moto? Adesso è molto veloce, va. Andiamo a riprendere munizioni, vediamo se possiamo comprare qualcosa. Andiamo, qualcuno apra. Tutto in ordine, puoi aprire. Ma può teletrasportarci dentro con la moto e tutto direttamente, no? Ma qui non vendiamo Qui per la tua niente. moto, giusto? Ehi, Zenny, Questo fa solo stai questo. tenendo fuori dai guai? Serve una messa a punto. Può darsi che quando cambiamo zona Un po' troveremo presto. un accampamento che ha tutto. Un mercante. Ehi, come stai? Ehi, Alkai, do solo un'occhiata. Insomma, per qualsiasi amante fucile a pompa, tipo me. Danni, ok. Precisione inesistente. Questo è livello 3. Fila bilanciata, un'arma non esaltante ma efficace. Questo è livello 3. Condizione spazzatura. 4 di munizioni, ma. Caricatura 5. Posto la carabina, non mi sembra il caso, francamente. Non, ma mi sono tutte porcherie. Questo silenziatore speciale. Utilizziamo con le armi speciali. Questo caricatore M40. Caricatore esteso, ok. Allora, iniziamo Posso fare altro per te? a fare la scorta di Posso procurarti munizioni. altro? Grazie. Kit medico. Ottima scelta. Serve Medico. qualcos'altro? Silenziatore per arma secondaria. Ok, come nuovo. Ecco qui. Forse è È un per bel il pezzo, ti sarà utile penso che sia nell'incubo. per il fucile di precisione. Penso che sia per Passa a quello. trovarmi se ti serve altro. Allora, vediamo un attimo qua. Un attimo, vabbè, poi non ce la fa Se ti serve mettere. altro, passa da me. Spero che abbia preso munizione a sufficienza perché ce n'era una in canna, non vorrei che ne ha presi solo 5 e così ce ne abbiamo 6 in tutto contro magari invece le 10 che potevamo avere. Lisa, ti ho Vattene via. portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Campo di concentramento, praticamente. Proprio dice i zombie. Molto, 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 molto breve. A parte... Ad essere sicuro, 40%. Proviamo un attimo. Qui ci dà qualcosa. La contact. Non c'è niente da sgraffignare, Pensavo che non ce l'avrei fatta. no? Per cosa? Per coltivare la sabbia? Che vuoi? Dick, devi trovare una persona per me. Una persona. Ok, cos'è successo? Dopo che hai portato Lisa, anche Larsen si è presentato con una ragazza, Rose Allen. Era uno scricciolo. Abbiamo Rosalle. pensato potesse fare la sua parte aiutandoci con il canale di irrigazione. Ok, quindi che cosa? È scomparsa.
Era uscita in missione con Alkai e la sua squadra, ma l'hanno persa di vista al campo abbandonato della Nero. Sai quale intendo? Se non sbaglio ci sei già stato. Sì, sì, certo, lo conosco. Trovala, Dick. In quella zona sono stati avvistati molti randagi e predoni. Dovesse finire in mano a una banda. Sì, sì, d'accordo. Sì. Vedrò cosa posso fare. Cosa? No. Per lo stanno di Offspring, tutti devono lavorare. Oppure di qua, e io direi di andare di qua. Impara da Sara come si raccoglie la lavanda. Da Sara, beh, è un ricordo, ok. Andiamo. Dovrebbe comunque forse aiutare a tirare su da Copland. No, sì. San John, quando puoi, fermati a Peaceful Lake. Copland, sì, ok, passo e chiudo. Ok, forse sarà missione. Pardon? Dove è finita la missione? Che cazzo è? Aspetta. È comparsa per un attimo, proviamo ad andare su da Pusa un secondo. Okay, però eravamo qua e non si vedeva. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Oh, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda. Andiamo, dai. Pensa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. No, trovato. Avanti, dai, concentrati. Sono concentratissimo. Bene, allora, questa qui si chiama lavandula angustifolia. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarlo così. Sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore. Va bene. E invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Uh-huh. Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Non ha un buon profumo la lavanda? Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di macchine che passa, che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. E che altro produce il te? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No, almeno non io. Questo dove c'era Nidi? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari.
Vedi che torniamo al discorso. Ehi, qui ce n'è dell'altra. Aspetta, ferma. Andiamo, l'acqua sì. Sarà fantastica. No, 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 falla. Non volevo che ti fermassi con quello. Vai, fai il bagnetto. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Io da dietro. Però magari non così lentamente. Allora, perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui. Soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco. Oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto. Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento, solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale, ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe, fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto, promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. Metti in questa maniera. Vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti. Ne ho una. Bravissimo. Ok, guarda qua. Questa? Sì, continua così. Complicato. L'ultima. Bene, portali qui. Ti giri almeno. Oh. Per te. Wow, a Farewell sopravviva ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi, oh. Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok, mi certo. Darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra. Nuova missione sbloccata. Qua non no. Perché vai indietro invece di interagire, vai, palle. Faccio band, ok. Allora, cos'è questo? Andiamo a farla. Ciclo narrativo un paio, la storia un paio di giorni. Ehi, scusa, non sono informissima. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa, prima che... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio proverei di tutto. Affanculo alla lavanda. Portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farai una ragione. Ah, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capiscimi? Non preoccuparti, Boozer. Andremo a nord, te lo giuro su Dio. Non manca molto, ok? Ok, chiudo.
Allora, prendiamo questo e torniamo a fare la benzina perché qua. Questo chi l'avrebbe ucciso il cervo? Potrei fermarmi a fare il pieno. Mi serviva proprio. Aveva fatto trasferimento veloce, quindi... Piena. Ovviamente. Moto di Busa. Anni curati. C'era un altro cadavere lì. Vabbè. Forse abbiamo già visto quello. Questa musica. Quella zona lì. Ah, ancora qua, aspetta. Però lì vedi che dà ancora questa cosa. Strategia con le orde. Spesso la strategia più efficace per affrontare un'orda è recuperare armi di qualità e una degna quantità di scorte, soprattutto all'inizio. Per usare l'area occupata dall'orda e studia un piano di fuga prima di passare all'azione. Ma perché secondo te io devo ammazzarli tutti quelli che stai dicendo? La strategia più efficace è recuperare armi di qualità. Ma che? Non ci vogliono armi di Doom Eternal, mia. E munizioni infinite soprattutto. Lì c'è ancora una radio a quanto pare. E c'è sto box. C'è da sapere perché vengono in questa direzione. Che nessuno... Cosa vuol dire? Che è un imbroglio. Ma è un imbroglio, ma non ha senso. Ho i passi silenziati, non mi avete visto. Vabbè, ammazzatemi. Senso sta cosa. Comunque là c'è ancora una radio accesa, un altoparlante acceso. Vorrei disabilitarlo se ce la faccio e vedere se magari così che cambia il posto. Beh, non ci sono più tutta questa gente. È quella. Abbiamo provato a colpirla, ma... Sono finiti? Sì, sì. Ok. Sali, sali.
fermiamoci un attimo. Che altra gente c'è? Ok, sono qua la lavanda. Te la sei cercata! Un sacco di gente qua, pazzo. Salvare. Un accampamento di predoni. Sono quei bastardi che tendono imboscate da queste parti. Qui su. Se andare là. Non so neanche se spugli. Di sopra e vediamo questo. Ottimo. Un altro è là. No, prendete questo, magari fare qualcosa a venderlo. Ha un senso salire qua. Forse un cadavere qui sopra. Vale la pena controllare. Okay. Siamo stati sincronizzati. Ho detto ok, io ho detto ok anche lui. Mentre torniamo alla moto, proviamo a fare il campo. Salviamo. Salvato adesso. In quel campo, tu c'entra il campo di per il Copeland. In effetti devo trovare questi qua e si entra. E nessuno di queste parti. Okay. Ups. Sono solo degli stronzi assassini, da qui non uscirà vivo nessuno.
Direi 14. A proposito, guarda che abbiamo due proiettili in croce. Come no? Ok. Meno uno. Ma quanti siete in tutto? Arrivano! Io mi aspetto che se mi sposto di qua allora non dovrò vedermi, perché solo lei mi ha visto e solo lei è, morta, quindi vediamo se stavolta funziona così. C'è qualcosa? Niente? Potrebbe sembrare. E qua mi serviva. Stanno andando. C'è qualcosa qui. Il rimbombo si è sentito. Anche qua c'è una trappola. Ehi. Merda, cos'è stato? No, dai, che a me sembrava giusto. Indietro, indietro, ragazzi. Chi sta sparando? Al suo amico. Mi faceva? Non deve. So dove ti nascondi. Si muove, prendiamolo. Faccia. Si è affacciato quando mi sono girato, ma vaffanculo. Corri, corri, tanto ti prendo. Questo. Io che mi aspetto. Ma va. Cazzo, ma con un colpo me la... Vediamo un attimo. Oh, farò una strage. Ucciderò quei bastardi uno dopo l'altro. Andato. Pare male qui abbastanza vicino da tentare. No, sono in ritardo. Che stronzo, era lì che era venuto qua. Se questi sono già. Cosa hai trovato? Vedi niente. Qui qualcosa non torna. Puoi rimanere lì. Ma che cazzo, ma come ha fatto a saltare fuori così all'improvviso? Essere. Dai, alza la testa. No. Ok. Ammazzato? Altro là.
Io preferirei se tu vieni qua. Però la pistolina ti ammazza. No. Sento cambiare le munizioni, quindi c'è uno posto qua vicino. E ora che pensate di fare? C'è anche chi combatte, come la mettiamo? Vedi che lui sa dove che sono qua, ma che cazzo ti inventi? Dito. Non è tanto ferito, è morto e basta. Okay. Amico, 5 di quattro. Facciamo pace. Non deve per forza finire così. Getta l'arma, esci fuori e sediamoci a parlare. Abbiamo del cibo, da bere, delle belle donne. Avanti, fatti vedere.